No, sai cos'è che in realtà è vero quello che dicevo prima del Gattopardo, cioè, nel senso che credo che sia una cosa italiana, meridionale, perché probabilmente anche che c'è questo convincersi che nulla può cambiare, cioè, ci piace dirci noi siamo la terra del Gattopardo, e allora quando tu sei là che combatti, sei un minchione che ti ci crede. Però io voglio partire sempre da dati reali. Io supporto da anni l'associazione Addio Pizzo, e lo faccio perché è un'associazione nata per caso da ragazzi studenti, quindi non commercianti, è nata non sull'onda dell'emozione dopo un attentato, per un'esigenza, era più un'associazione culturale, e l'amico che faceva i conti diceva c'è da pagare le tasse, l'affitto e il pizzo. Per farti capire quanto è dentro la cultura siciliana il pizzo. E io, ma come il pizzo? Per farla breve, ora è un punto di riferimento per l'antiracket a Palermo, e ci sono 250 commercianti che non pagano il pizzo a Palermo. Non sono pentiti di mafia, che dicono che quando vedevano l'adesivo di Dio Pizzo se ne andavano perché erano rogni. Questa cosa è meravigliosa, sono 250 commercianti che dicono 10 anni fa era impossibile, quindi non è vero che le cose non cambiano. Io ho girato a Palermo, però spinto da questa forza di Addio Pizzo, perché poi è l'unione che veramente banalmente fa la forza, mi trovi il coraggio. Ho girato a Palermo 4 settimane senza pagare il pizzo a Palermo, pagare il pizzo per girare un film e prassi. Ci sono alcuni casi in cui i produttori denunciano. Spesso perché sono costretti, perché è la cosa tremenda che dico sempre, che non c'è bisogno di un'indagine per scoprire quando un film ha pagato il pizzo, basta aspettare i titoli di coda. Appena vedete i due cognomi, vuol dire che al 99% hanno pagato. E questa cosa è insopportabile, perché il produttore che viene da Roma, generalmente, non gliene frega, spesso non gliene frega niente di combattere la mafia, quindi dice io pago, sono sicuro. Infatti, curiosamente, i camion della produzione magari si trovano lungo un marciapiede, e dice ma perché là è tutto un marciapiede. Ma capita anche a Palermo di vedere i camion dei noleggi, che so, camion rossi, tutti lungo un marciapiede, perché lì non ti succede niente. E quindi ora non mi ricordo più la domanda, però è una cioè io. Dobbiamo uscire da questa decadenza intellettuale che ci piace tanto, perché è bella, ma nel 2014 non è possibile che ancora siamo qua a parlare di pizza. Non c'è futuro. Su quello non lo so, in realtà, perché io faccio parte di una generazione che mia madre non voleva che si parlasse in dialetto, perché era volgare, era il popolino parlava in dialetto. E noi parlavamo in italiano, tra l'altro. E non lo usavamo il futuro, però io capisco il siciliano, ma non so parlare, quindi ho il culo quando parlo in siciliano.